Benvenuti a una nuova puntata dei Percorsi del Cuore, libri e letture per una fede consapevole. Il libro di oggi è molto stimolante, si intitola Il risveglio, una visione degna di Dio. Eccolo qui. Gli autori sono Colin Hansen, direttore editoriale di The Gospel Coalition e autore di vari libri, e John Woodbridge, professore di storia della Chiesa e del pensiero cristiano presso la Trinity Evangelical Divinity School, anche lui autore di diversi libri. L'editore è BE Edizioni. Ma chiediamo subito a Giancarlo Farina, direttore della Casa della Bibbia, perché ha scelto questo libro per noi oggi. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, buongiorno. Guarda, è da oltre 45 anni che sento parlare di risveglio. Per la Chiesa ci vorrebbe un risveglio. Quando avverrà un risveglio spirituale, cose cambieranno. Il nostro messaggio cristiano avrà un potere diverso. E così ho chiesto intorno a me, ma che cos'è un risveglio spirituale? Che risposte hai trovato? Ma guarda, ho trovato tante risposte, a volte complementari, a volte diverse, a volte contrastanti. C'è chi pensa che il risveglio sia una visitazione particolare dello Spirito Santo in una nazione o in una zona di un paese. C'è chi parla di conversione di massa di un popolo pentito ai propri peccati. C'è chi pensa che sia operare miracoli e prodigi, guarigioni. Ma io mi chiedo, se il risveglio è la visitazione dello Spirito Santo in una determinata zona o nazione, perché lo Spirito Santo preferisce andare in Argentina e non in Italia, in Scozia e non in Norvegia? Lo Spirito Santo non è presente tanto in Europa come in America, come in tutto l'universo. Effettivamente, mi hai incuriosita, anch'io ho sentito spesso questo termine, vorrei capire meglio. Guarda, io ho scoperto, anche proprio grazie a questo libro, Il risveglio, la visione degna di Dio, una visione degna di Dio, ho scoperto anche grazie a questo libro cosa sia effettivamente un risveglio spirituale. Ed effettivamente il risveglio è qualcosa di più che semplicemente la sovranità di Dio che interviene in un luogo piuttosto che in un altro. Il risveglio è qualcosa che Dio vuol fare in tutte le latitudini e in tutti i cuori, sì, anche nel tuo e nel mio. Certo, ma mi chiedo in che modo Dio agisce in un risveglio spirituale? Guarda, voglio lasciarti un aneddoto. Una bambina chiese una volta alla mamma: mamma, cosa fa Dio tutto il giorno? Bella domanda. È una domanda, sì, è una domanda ingenua, è una domanda imbarazzante, ma invece è una domanda interessante. E la madre rispose: Dio tutto il giorno ripara le cose rotte. Interessante. Interessante, sì. Infatti, il risveglio è ciò che Dio fa, o meglio, ciò che Dio rifà, è Dio che risveglia la coscienza dei credenti, è Dio che restaura e riforma, dà una nuova forma all'individuo e alla Chiesa. Sì, Dio vuole riparare la mia vita, vuole riparare la nostra vita. E non è qualcosa che Dio fa come vuole, indipendentemente dalla nostra volontà. Il risveglio non è semplicemente Dio che decide di cambiare la nostra vita. Il risveglio è il profondo desiderio che nasce nel cuore del credente e che permette allo Spirito Santo di agire. Quindi, se ho ben capito, il risveglio presuppone un declino, presuppone una presa di coscienza di un declino spirituale dove Dio interviene e agisce per restaurare. Nel risveglio non sono dei buoni cristiani che diventano ancora più buoni, ma dei cristiani che riconoscono di avere in qualche modo fallito e desiderano essere restaurati. Il risveglio non è per cristiani degni di conoscerlo, ma per coloro che sono mediocri e lo riconoscono. Infatti è così. Il risveglio, volendo usare un'immagine, non è una valle verde che diventa più verde, ma è una valle secca che diventa verde. E io potrei usare l'immagine di Geremia 18:1-4. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore: alzati,
scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio, e da capo ne fece un altro come lui parve bene di farlo. Senza entrare nei particolari del contesto, traiamo qui un principio. Dio vuole rifare quello che si guasta. Il vasaio, davanti a questo vaso che si è rovinato la ruota mentre lavorava, non sostituisce l'argilla, non prende altra argilla buttando via quella che aveva in mano perché si è rovinata. No, adopera la stessa argilla, con pazienza la rimodella. Se vogliamo vedere la nostra vita risvegliata spiritualmente, però nello Spirito Santo, dobbiamo riconoscere quello che siamo, implorare a Dio la sua grazia e Dio interviene. Molto bello questo. Quindi il risveglio è determinato da credenti che riconoscono di essere aridi, che riconoscono di essere in qualche modo addormentati e vogliono rivivere una nuova e più profonda relazione con Dio. È così? Certo, è così. E abbiamo in Ezechiele 37:1-4 la visione delle ossa secche. E vorrei che tu potessi leggere questo brano, è un po' lungo, abbi pazienza, ma merita proprio di essere ascoltato con attenzione. Allora, vado con la lettura. Sì. Ezechiele 37:1-14, la mano del Signore fu sopra di me. E il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere. E io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore. Ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito, così parla il Signore Dio. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro, così parla il Signore Dio. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Vedi, grazie per questa lettura. Vedi, Ezechiele viene portato in spirito, cioè in una visione, in una valle piena di ossa secche. È un aspetto un po' macabro, no? Pensiamo a questa valle dove c'erano molte ossa secche, teschi, tibie, tutte queste ossa. E Ezechiele profetizza l'intervento di Dio su queste ossa e su queste ossa inizia a crescere la carne e la pelle. Dopo questo Dio soffia il suo spirito e questi esseri umani ritornano in vita. Ecco, questa è una visione e speranza per tutto il popolo di Dio.
Dio dà sempre al suo popolo una visione di speranza. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, si legge in Geremia 29:11. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Un brano bellissimo questo. Però ricordo che nel testo di Ezechiele che abbiamo letto poco fa, il popolo diceva a un certo punto: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. E forse questo è il primo passo per giungere al risveglio. Sì, certo. Ma voglio farti notare che qui noi troviamo in queste parole del popolo una verità e una menzogna. La verità era questa. La verità risiede nelle parole: le nostre ossa sono secche. È vero, erano secche, aride, senza vita. Ma la menzogna si ritrova nelle parole: la nostra speranza è perita, morta, noi siamo perduti. Perché con Dio c'è sempre speranza. Non dovevo mai dire: io non potrò cambiare, io non troverò mai il segreto una vita vittoriosa. È lo slogan del diavolo questo: non c'è speranza. E questo ci può portare alla depressione spirituale. Beh, quindi, se ho ben capito, la promessa si realizza quando lo spirito soffia, ma lo spirito soffia quando c'è una profonda consapevolezza dei propri peccati, della vanità di una vita senza una reale esperienza spirituale. Certo, è così. A volte i credenti si accorgono di essere delle ossa secche e si organizzano, si danno da fare, organizzano studi biblici, riunioni di evangelizzazione, riunioni di preghiera, convegni, attività. Sono le ossa secche che si avvicinano e formano i muscoli e la pelle. Ma in questa condizione manca ancora la cosa più importante, lo Spirito Santo. Ezechiele dice al versetto 9: vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Può esistere in noi, in una comunità, al di là delle opere, una mancanza di vera consacrazione al Signore, una consacrazione totale, non solamente quando abbiamo del tempo libero o un po' di denaro, ma una consacrazione di tutto noi stessi. Siamo pronti a dare al Signore del denaro, siamo pronti a dare del tempo, ma forse non a soffrire, non ad accettare la sua volontà nella nostra vita. Se questa volontà è diversa dai nostri piani e servo il Signore a queste condizioni, difficilmente può venire un risveglio. Beh sì, effettivamente hai ragione, concordo. Un risveglio presuppone anche riconoscere il peccato, gli errori commessi, quindi è necessaria una profonda consapevolezza non solo dei nostri limiti, ma soprattutto dei nostri errori, che dobbiamo avere il coraggio di chiamare per quello che sono: peccati. Certo, dobbiamo riconoscere i nostri peccati. Forse invidia, ipocrisia, maldicenza, pensieri cattivi, sentimenti di odio e anche peccati non meno gravi come l'indifferenza, l'intransigenza, il malcontento, l'intolleranza, la critica spietata che caratterizza molte volte la vita degli uomini, purtroppo anche dei credenti. Allora dobbiamo pregare come Ezechiele: vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Vieni, Spirito Santo, soffia su di me. Sono morto spiritualmente, sono debole spiritualmente, sono agonizzante, e fa che io possa veramente rivivere. E questo è qualcosa di veramente importante. Lo Spirito di Dio che soffia su di me spazza via la mia maschera e veramente mi rende attento all'ascolto della sua parola. Ecco allora che è importante conoscere i movimenti di risveglio che hanno caratterizzato la storia della Chiesa nel corso di secoli, e questo libro ci parla di risvegli religiosi in varie parti del mondo. È importante ad esempio conoscere la storia della Riforma, oppure la storia della Chiesa primitiva o dei primi padri, no? Che ci aiutano a comprendere le nostre origini, e così è importante conoscere i momenti storici che la Chiesa ha vissuto nei risvegli spirituali che hanno reindirizzato i credenti verso il Signore. Certo, infatti gli autori di questo libro fanno un attento esame su una dozzina di risvegli
negli USA, nel Galles, in India, in Corea, in Africa, in Cina, dandoci una visione nuova dell'opera dello Spirito Santo nella Chiesa. Se desideri risvegliare la tua vita e avere un rapporto rinnovato, sia come credente sia come comunità, non puoi ignorare la lettura di questo libro. È importantissimo. Ho notato che il libro contiene numerose prefazioni, e tra queste quelle di Tim Keller, che è un teologo di fama mondiale, di cui la Casa della Bibbia ha pubblicato 4 importanti titoli, e poi c'è anche la prefazione del professor Carson, che è uno dei migliori insegnanti di teologia evangelica, che con entusiasmo invita a esaminare l'opera dello Spirito Santo nel passato per pregare che queste stesse esperienze siano manifestate anche oggi. Sì, sì, guarda, potrei anche citare la prefazione del professor Robert Coleman. In questo volume, scrive, sono sintetizzati i resoconti della grandiosa opera di Dio. Si tratta di un libro redatto da attenti studiosi che hanno il dono di trasformare la storia in vita. Nota, trasformare la storia in vita. Ed è vero, non si rimane indifferenti dopo la lettura di questo importante testo. Ma siamo arrivati alla conclusione, Daniela. Vuoi ricordarci la scheda del libro? Certamente. Il libro si intitola Il risveglio, una visione degna di Dio. Gli autori sono Colin Hansen e John Woodbridge. L'editore è B.E. Edizioni. Il libro è abbastanza voluminoso, sono 265 pagine, e il prezzo di copertina è di €19,90. Potete acquistare il libro sulla nostra libreria virtuale www.casadellabibbia.it o nella vostra libreria cristiana di fiducia. E con questo vi salutiamo. Vi saluto anch'io. Vi auguro una buona lettura, vi aspetto per la prossima puntata I percorsi del cuore, libri e letture per una fede consapevole. A presto!